Stavo guardando il mio display per le armature atomiche. Non è per niente male, mi piace molto. Poi devo dire che Sanctuary questo giro l'ho piazzata molto bene. Però non mi dispiacerebbe trovare un altro luogo dove fare casa senza tutta sta gente attorno. Non mi dispiacerebbe trovare un luogo dove mettere tutte le mie armature atomiche. Ad esempio il Drive-In Starlight sarebbe un luogo perfetto dove mettere tutte le mie armature esposte. Poi questa sembra una casa perfetta per una persona singola. Certo è che dovrei mettermi a sistemare tutto. Credo che ci sarebbe molto lavoro di ristrutturazione da fare qua dentro. Oh, vogliamo vedere un film? Se vuoi. Ah, ma guarda, non ho ancora sbloccato questa porta. Fatto. Sì. Potrebbe essere un luogo perfetto dove nascondere delle cose. Credo proprio che sarebbe un luogo perfetto dove fare casa. C'è un ampio spazio e sicuramente i nemici qui, una volta difeso, non si potranno avvicinare. Forse quando avrò tempo, trasferirò tutta la mia roba in questo luogo. Chissà, potrebbe diventare una bella base. E quello cos'è? Aspetta, è una Power Armor. Ha un aspetto dannatamente familiare. Soprattutto questo logo. Anche, non lo so, Kyuri, mi riporta indietro con la memoria. Il casco, soprattutto. Mi dà un senso di nostalgia. E quest'arma, la Spada dell'Est, mi ricorda le storie di un antico guerriero. Un guerriero venuto dall'est, appunto. Ma le storie, quelle sono solamente storie, giusto? Tra l'altro ho sentito dei commercianti parlare di altre power armor in questa zona. Dovrebbe trovarsi vicino a Gunner Plaza, se non sbaglio. Proviamo a vedere. Ehi là, confraternita, avete problemi? Sì, vedo un geco luminescente io. MacReady, quando sei arrivato? Beh, benvenuto alla festa allora. Stupidi insettoni giganti. Mannaggia voi, vieni qua. Porca miseria. La Spada dell'Est non è mica male, dobbiamo solo potenziarla. Che vuol dire praticamente tutto potenziare un'arma. Meglio cambiarla con una già pronta. Ed eccoci arrivati a Gunner Plaza. Sembra che il combattimento sia già iniziato. Ehi là, stronzi! Sono venuto a dar man forte alla festa. Vieni qua che ti... tagliola la testa, maledetta. Ecco fatto. Dove sei? Stai facendo davvero in casa. Ecco fatto. Porca. Vieni a combattere uno in power armor e armato di spada nucleare, eh? Non sei tanto furbo. Adesso vi spacco la faccia a tutti quanti. Voglio la sua testa. E io voglio la tua. Ma cosa credevi di fare? E vi rubo anche il nucleo di fusione. Tiè, ammazzo anche te. Vieni qui. Madonna mia, con un colpo. Pure leggendaria eri. Grazie. Dove sei? Eccovi là. E anche tu la meriti, credimi. Visto? L'hai meritata più tu che io. Ah, carino. Ah, ma stavano combattendo contro dei Rust Devil. Niente di cui preoccuparsi, insomma. Visto? Buongiorno. Quella, bella power armor, amico. Ecco fatto, tutto risolto. Ora vi ammazzo tutti. Dammi solo un attimo che ricarico. La tendenza alla violenza. Ecco fatto. È rimasto solo tu ora. Il mio caro leggendario simpaticone. Nah. Tutta roba inutile ormai. Ehi, bella power armor, amico. Sapevo che ne avevate una. Non pensavo fosse così bella. Comunque è rimasto ancora un gunner da tirare giù. Dove ti nascondi, maledetto? Addio, Cruz. Addio, coscritto. Addio al gunner maggiore. E addio al leggendario. E al luogotenente. Visto com'è semplice liberarsi della spazzatura? Perfetto. Ulla, cos'è successo? Il cadavere. Cadavere a parte, devo dire che questa armatura non è mica male. Tra l'altro, il centro dei gunner si trova vicino alla palude. Si raccontavano tante storie una volta della palude, che si nascondessero addirittura dei fantasmi.
Ah, chissà se quelle storie sono vere. Una volta ti avrei detto che sono tutte storie, ma dopo aver visto creature simili, posso dire che tutte le storie possono essere vere. O anche dopo aver visto i ghoul. Ehi là, confraternita! Avete problemi con dei gunner? Vi aiuto io! Là in fondo che cosa c'è? Vedo una luce rossa. Ah, deve essere un robot, sicuramente. Buongiorno a lei. Ah, Rust Devil. Niente di cui preoccuparsi allora, insomma. E sono anche salito di livello. E un Rust Devil è leggendario. Grazie del martello irradiato. Sono questi i tipi di regali che apprezzo da parte vostra. Oh, ma guarda, un Vertibird schiantato. Sai che novità. E a proposito di novità, Wela, buongiorno, un'altra Power Armor. Anche questa ha un aspetto così pulito e preciso, ma al che anche familiare. Questa testa di orso poi mi porta indietro anch'essa di molto tempo indietro. Kyuri, che vuoi? A te l'onore. Sarei felicissima di farlo. Tra l'altro, appena torniamo a casa, dobbiamo riparare un po' tutte le Power Armor qui, eh? Tra l'altro, poi chissà che diamine di posto era questo. Ah, c'è uno scheletro. No, tranquilla, non è un problema. Sono nuclei di fusioni gratuiti questi. Direi di finire di perlustrare un attimo la palude. Guarda un po' che cosa portano queste ricerche. Dei mostroidi giganti. Passi avanti. Peccato che per me voi non siete un problema. Dove sei? Ah, tutte le uova. Dove sei? Non ti vedo. Sei talmente piccolo che non ti vedo. Ma guarda, un'altra regina. Distrutta senza non troppa difficoltà. Quella, interessante quest'arma invece. Proprio vicino alla regina Mylurk, che tra l'altro avevamo appena trovato un cantiere. Questo vuol dire che lui era un muratore? Non lo so, ma questa sparachiodi sembra molto una mitraglietta. Sarà solo un caso, però ho solo 11 chiodi. Ne devo trovare altri. Là in fondo invece vedo qualcosa di luminescente. Ah, uno yaoguai. Due yaoguai. Allora aspetta che quello luminescente torna fuori. Ecco fatto. Tutto risolto. Mentre l'altro, anche lui è andato. Beh, non è un problema. I proiettili vanno e vanno, no? Perché i soldi di solito vanno e vengono. I proiettili invece vanno solamente. Quelli invece sono super mutanti molto simpatici. Vediamo se riesco a fare un giochino. Ah, peccato, volevo farli esplodere tutti assieme. Ecco fatto. Quello è leggendario, aspetta. Vieni qua. Ti faccio saltare il braccio, maledetto albero. Porca troia, ti faccio saltare in aria. Ah, una dual juggle. Peccato che quest'arma faccia cagare. È quasi l'alba. Ma abbiamo trovato una casetta sull'albero. E anche qualche ghoul che girondola. Non c'è più il ghoul. Mi chiedo se sia abitata. Non lo so, ma c'è un cadavere. Ehi là, c'è qualcuno? I Mylurk non mancano mai. E a quanto pare neanche i ghoul. Questo era leggendario. Eh beh, carino, grazie. No, a quanto pare non è più abitato. E questa che cavolo è? Ti stavi divertendo? Beh, scusami se ho interrotto il tuo divertimento. Ma arte contemporanea, non la capirò mai. Forse sono stata troppo brutale con lui. Si stava solo divertendo. Alla fine siamo tornati di nuovo a Campo Lago Cristallo. Ma di fantasmi nella palude neanche l'ombra. Forse alla fine è vero. Erano solamente storie. Chissà se i dati che sto raccogliendo serviranno a qualcosa. Secondo me sì, Kyuri. Ad esempio, sai cosa succede se spari delle uova di Mylurk? Esplodono. Mylurk, e i Mylurk non nascono. C'è una mantide gigante da qualche parte, ma io non la vedo. Ah, è apparso un Mylurk. Non c'è più il Mylurk. Lanza dell'arrotino. Luogo interessante. Legendary Glowing Mylurk, eh?
Beh. Allora erano veri! I fantasmi esistono! Un'altra attacca per me. E lei, tu l'hai appena ucciso uno. Ed è appena dissolto. E ha lasciato un oggetto. Il Butcher Knife. Curie, a parte il fatto che ha ucciso un fantasma con un laggio laser, questa cosa è fantastica. Abbiamo confermato che anche i fantasmi esistono. Beh, non c'è nulla di cui meravigliarsi in fondo. Esistono giganti verdi enormi, dei granchi grandi quanto una casa, vampiri. Forse sorprendersi di un fantasma non è poi una gran cosa. Ma che lasciano anche un oggetto simile, quello sì che è una cosa di cui meravigliarsi. Tornando verso casa mi sono ritrovato al National Guard Training Facility. Mi chiedo se ho lasciato qualcosa da queste parti. D'altronde i luoghi militari nascondono sempre qualcosa, soprattutto nell'armeria. Beh, con tutte quelle difese ci credo anch'io. Ad esempio, avevamo lasciato qui un fucile, uno zaino, un po' di munizioni. Molto interessante, inizio a registrare. Ed infine un'arma bella grossa. Il Tesla Heavy Cannon, eh? Wow! Questa sì che sembra un'arma interessante. E come munizioni usa i nuclei di fusione, eh? Questo potrebbe essere un problema, ma neanche troppo. Ora abbiamo due armi Tesla. Quella! Oh, oh, oh! Calmi tutti! Tu sei il fratello maggiore di questo, in pratica. Interessante. E forse so anche come renderti molto molto più pratico. Torniamo a casa, allora. Dobbiamo sistemare sia le armature che questa nuova arma. E questa invece? Okay. Un buon bottino. Sì, hai proprio ragione. Questa è una spada conficcata in un falò. Riporta indietro anche questa molti ricordi. Storie antiche che voi non conoscete. Questa spada sembra molto antica. Perfetto. Eppure sembra ancora così potente. Eccoci finalmente ritornati a Sanctuary. È il momento di riparare un attimo le nostre armor. Come potete vedere, purtroppo qualcuno dà problemi. E vediamo se la mia idea può rendersi utile su quest'arma. Vediamo se col Tesla Heavy Cannon, mettendogli l'infinito, possiamo non dover ricaricare mai. Oh, ci abbiamo anche potenziamenti, vedo, eh. Questo aumenta il danno e la velocità di fuoco. Questo aumenta il danno e il range, ma diminuisce la velocità di fuoco. Questo aumenta di molto il danno, ma diminuisce il fire rate. Insomma, o aumentiamo la velocità o aumentiamo i danni diminuendo la velocità di metà. Io proverei coi danni per ora. Mal che vada, siamo sempre in tempo a cambiarlo. Dai, non mi sembra così lento. Secondo me può funzionare. Mentre per il Butcher Knife possiamo aumentarla con le titaniti. Mi serve della sacca di Icore. Per adesso aumentiamola più 4. Mentre la spada del sole possiamo dargli 20 di danno da fulmine, ristabilire gli HP per noi e per chi ci sta vicino, oppure aumentare danno e resistenza per noi e chi ci sta vicino. Io farei Sacred Oath. Sembra molto più pratico. Mi chiedo come funzioni il miracolo. Forse devo usare Alt? Non lo so, forse aumenta già di base, chi lo sa. Però armi del genere ti fanno pensare che forse hai bisogno di un'armatura adeguata. Vero, MacReady? E credo proprio di avere l'armatura che fa per noi. Beh, che dire, Dark Souls Intensifies. Questa armatura è veramente stupenda. Anche a Curie piace. E ora che tutto è sistemato e anche l'inventario svuotato, ma soprattutto aggiornato con le armi nuove, e che armi nuove voglio aggiungere, direi che è il momento di aggiungerci un altro premio. Ovvero direi di potenziare il Typhoon, questo spara delle orbite di plasma, questo ne spara 4, però questo fa più danno. Proviamo questo. E siccome non ho idea di che effetto avrà, allontaniamoci da Sanctuary. Ecco, qui dovrebbe andare bene. Oh. Non pensavo esplodesse sul colpo. A me non dispiace. Proviamo questo da 4. Ah, è la stessa cosa di prima, ma con un'esplosione ridotta e con 4 colpi. Non male. Ed infine, allora, per festeggiare,
È il momento di costruirci una nuova pistola. Nello specifico, una 44 Magnum. Rendiamo la MK2, aumentiamo il danno e modifichiamola al massimo. Ecco fatto. Ora dobbiamo solo colorarla. Il problema è che abbiamo bisogno di un pennello. Ah, devo andare a vedere se qualcuno lo vende. Scegliamo un colore bello e direi... Silverhand non è male. Sta anche bene con la giacca, effettivamente. Però Shadowkeeper... non lo so, ha qualcosa di interessante. Sì, Shadowkeeper non è male. Ma Silverhand mi sa tanto di affidabile. E allora testiamola. Mi dispiace, Roccia, ma sei il mio obiettivo. Un po' lenta. Ma le 44 Magnum questo sono. In ogni caso, è meravigliosa. Ehi, un pesce!